Innanzitutto un applauso alla Capcom, che come al solito ha deciso di rilasciare un mostro che non è fan favorite, ma è più che altro una cosa di vendita, perché lo è. Non mi viene da dire che non è lo è, perché se no avresti messo Serenge o solo la ma va proprio... lasciamo perdere, vi sono dettagli. Allora, è stato rilasciato un trailer Il Trailer del prossimo mostro aggiunto Non una nuova variante, ma proprio un nuovo mostro Che dovrebbe essere il fan favorite Fame favorite con tre sottolineate Punto interrogativo assurdamente alto Proprio ma grosso quanto un fottutissimo Gormagala No Zora Maduros, grazie Dunque, allora Il mostro in questione Signore e signori Alatreon L'altro di quei mostri che dicevo prego i Dio che non metteranno mai. Ma tanto. Tanto. No. No? Eh. Prega gatto. Intanto che sei il bonzo che prega, prega. Allora, analizziamo il nostro... Ciò che abbiamo. Allora, purtroppo non posso farvi vedere il trailer come al solito perché uh, ovviamente c'è motivo di copyright, motivo di spoiler e motivo che il mio computer non lo può fare. <ride> Cioè, potrete trasportare il video, il trailer, scaricare il trailer da YouTube spostarlo sulla console. Però. È comunque sempre storia che il trailer. Comunque, a marzo arriverà la Latrion. Eh, analizzando velocemente il trailer, chi lo vuole vedere basta che lo cerca. Perché l'Alatrion trailer lo vedrà immediatamente. È uscito praticamente adesso. Me l'hanno fatto sapere, come al solito. E niente, allora. Mostra il nostro cacciatore che arriva nelle lande della... del ride, esattamente dove noi facciamo il rider savvigiva. Eh, lo si vede che lui si... mentre sta volando a terra... cioè non è che a terra proprio... <ride> mentre sta volando va sempre più in profondità. A un certo punto incontra un grande vortice d'aria di ghiaccio, ovviamente, e lo fa andare a sbattere e cadere dentro una distesa di... Di una, zona, una caverna dove c'è ricoperta di ghiaccio e spunta la Latrion che decide di fare così e di diventare di fuoco e quindi incendiare tutto o fa così e diventa di, di elettricità e parte in volo o fa così a terra e decide di innescare l'elemento drago eh, sarà un vero inferno ma analizziamo la situazione cercherò di darvi più informazioni possibili sul mostro che non lo conosce così da Prepararvi al peggio, meglio, Diciamo un po' così. Allora, per quanto riguarda uh, di per sé il drago, è un drago anziano nero. Quindi uno di quei draghi anziani che secondo la lore porta distruzione. Cioè, sono. portano Spiga insomma. <ride> non come i gatti, ma proprio. Che nel senso che se c'è un drago nero vuol dire che sta arrivando una catastrofe. Come la Fatalis, come il Gormagala, come il la Latreon e come il Nergigante, che tecnicamente il Nergigante, sì, è semplice di distruzione, ma è anche una. Misura, contro misura. Anzi, potrebbe essere l'unico drago nero che oltre a portare distruzione, porta all'equilibrio dalla distruzione, quindi, cioè, è un male necessario, diciamo. Allora, come ho già detto, ha quattro elementi perché? Perché a quanto pare. Questo ho preso dalla wiki, ho cercato cose. Mi sono scritto un paio di appunti, così, giusto? velocemente in 15 minuti. Allora, possiede i quattro elementi dei veri draghi anziani. Cioè, almeno così dice la wiki in inglese: The True Elder's Dragon: Che sono Camalos, Kushala, Lunasta e Teostra. Ma non so da dove abbia preso il fulmine, ma vabbè. Però, essendo avendo quattro elementi, eh, è instabile, diciamo. Eh, quindi non è che li controlli tutto alla massima perfezione. Infatti, non può utilizzarne eh, più di uno insieme. Quindi, cioè, ha due modalità, diciamo: volo e a terra. a terra, almeno. Io ho visto che poteva capace anche di sputare fiamme in aria, però secondo me era più che altro una transizione tra l'elemento e l'altro elemento, perché a un certo punto si vedevano dei fulmini mentre sparava il fuoco. Uh, avrà due modalità, una in aria mentre vola e un'altra a terra. Quando cambia di queste due modalità, cambierà in uno dei quattro elementi, diciamo, e cambieranno anche le sue debolezze. Mentre in aria può utilizzare il ghiaccio e il tuono. E sarà debole al fuoco e al drago. Mentre a terra farà fuoco e drago. E sarà debole a ghiaccio e acqua. Attenzione. <ride> attenzione! Se poi lo cambieranno in tuono. Sono bastardi. Perché sarebbe l'unico elemento che non possiede. Eh, dagli, dalmi, dammi una debolezza almeno che posso sfruttare. Eh, stando sempre alla Wiki. Dice anche che soffre parecchio. Il veleno e la paralisi. Ovviamente vi invito sempre ad andare a cercare informazioni sulla Wiki. Se siete curiosi del mostro. vedere qualche video. Quindi potremmo sfruttare questa cosa. Tra l'altro, non ho detto da dove arriva, vero? Mostre il 3, scusatemi. Da Mostre il 3 arriva la Latrion... Mi sono dimenticato di dirlo. Il punto è che se soffre veramente tanto questi due status come paralisi eh, e veleno, potremmo sfruttarlo abbastanza. Anche il sonno, credo. Quindi, diciamo, ha fatto sì che eh, possa avere probabilmente parecchia. Elementa... Esistenza degli elementi, ma poco agli status. È come dire... Eh, Vuoi usare la ratula o per gli per fare danni con gli, i critici con gli elementi, mentre poi usi la radia andorata per fare danni con gli elementi con i non elementari con gli status, cioè una cosa del genere. Di quanto riguarda il mostro, è abbastanza semplice da capire che cos'è, è un questo drago a due con uh, due corna davanti in fronte, che vanno verso l'alto verso, verso in orizzontale si possono rompere entrambi le corna, si possono rompere entrambi gli artigli anteriori, si possono ferire le ali, si può tagliare la coda. Da quello che ho capito anche facilmente rispetto agli altri canzoni, ma quasi parla di vecchio meta, molto vecchio di Monster Hunter 3. E quindi, cioè, uh, non so come funzionerà in realtà, perché il fatto che sia nelle terre del raid mi fa venire il dubbio che se non sarà un altro raid difficile che lo sia perché, cioè, un altro raid dopo che hai postato Safigiva neanche Cosa sarà sta... Quando era la figiva? Oddio Quattro mesi fa Dicembre era sta figiva se non sbaglio Sì, sta figiva era a dicembre Quando è arrivato uh, Il festival uh, Dell'anniversario Quindi sì Era a dicembre tipo non so come affronterà, penso si affronterà come tutti gli altri draghi anziani da singoli. Quindi quello da solo, eccetera, eccetera. L'unico problema sarà veramente uh, gli status elementali, quindi assolutamente resistenza malus. Penso che se nel caso mi trovo in difficoltà, tirerò fuori la build da immortale. dall'immortale resisterò abbastanza ai danni che fa. Il problema è che avendo tutti quegli elementi, avrà anche tutti gli status elementali che ha, quindi il Blight, Thunderblight, Fireblight, blight e Ice Blight. Quindi uh, tutte quelle cose che ti riducono la stamina, aumenta il risordimento, ti farà danno per tempo e ti riduce i danni elementari che fai o che e i danni che subisci. Quindi diciamo è un po' una questione di principio. Il fatto è che c'è un'armatura in teoria, se ricordo bene, un'armatura che protegge più o meno da un po' tutti gli elementi uh, che però se non sbaglio soffre il ghiaccio. Ora bisogna anche vedere le armi e le armature dei Brachidios, rabbioso e Rajang, perché probabilmente è probabile che abbiano qua magari qualche difesa un po' di più. Però per esempio il Safigiva sarebbe ottimo a parte con i danni del drago. Io per esempio non ce l'ho, quindi starò fregato. <ride> anche se, vedete, ha, ha l'esistenza malus, quindi sarebbe molto bello poterla avere, ma non ce l'ho perché non funziona la connessione e quindi non riuscirò mai a finire il raid da solo. Quindi è già tanto che ce l'ho due pezzi, ma vabbè, mi arrangerò, altrimenti mi viene in mente una rapida build con, uh, magari con l'utilizzo dell'Ishvalda, del cioè dopo tutto è uno dei draghi anziani che uh, ha poche resistenze a parte il ghiaccio, quindi nel caso... e l'acqua, no! A parte il ghiaccio non ha poche resistenze Poi il fatto che ha l'abilità grazie al velo di gaia puro Che ti potenzia al sacco quando hai i mantelli Ti potrebbe aiutare parecchio Però credo che comunque c'è cioè, una buona build Basata sulla dori luna Ti potrebbe, potrebbe aiutare anche perché Soffriresti il tuono Che però uh, puoi temper parare grazie a gioielli vari Quindi non lo so Penserò al momento su, su cosa farla Altrimenti ti tirerò giù come ho già detto l'immortale Per sopravvivere a tutto ciò che mi tira contro Altrimenti. Oddio. Palatium non è malvagia. Perché dà un sacco di statistiche utili. A parte guardia offensiva che non serve se non c'hai un'arma che può parare, ma. Si potrebbe anche funzionare, sì. Oh, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Cioè ha resistenza è praticamente per ogni cosa. Quindi. E niente. Queste piccole news, queste belle notizie. Solo belle notizie da parte mia. Solo belle notizie, mi raccomando. Niente, se spera di sopravvivere all'inarrivabile apocalisse che cammina... Uh, certo, molta gente dice del tipo... Alcune persone dicono, eh, ma a questo punto non, non si prende... Cioè, hanno messo solo mostri che gli pare a loro... Non ci hanno messo il Seregios, ci hanno messo la Jaguar, Cioè, da parte mia pure io dico, eh, lo so... Però... È normale, anche se a questo punto il gioco l'avrei già venduto se... Solo per Ragion, a questo punto il gioco l'avrei già venduto, io, però... Mi pare che non possiamo sempre essere a contare tutti. È come se in un MOBA mettessero. So, potenziassero solo potenzi i personaggi che usa un giocatore singolo, cioè allora. Quindi. Cioè, un po' li capisco, anche perché questa espansione probabilmente è l'ultima cosa che fanno per questo gioco. Tutte questi Non so quanti aggiornamenti nuovi ci saranno, penso. Credo. Se ho capito bene quell'ultima volta che mi hanno detto, me l'hanno detto, credo. Altri due. Non ne so sicuro Penso ci sia un'altra sottospecie E un altro mostro nuovo Ma non ne so sicuro Comunque tempo due anni Il gioco è finito Perché Come nel primo uh, nella prim Nel gioco originale Nel vanilla C'è stato il primo anno Di aggiornamenti gratuiti Con i crossover e cose così uh, Poi c'è stato uh, L'anno zero Roba Perché stavano lavorando L'espansione E poi c'è stata l'espansione Qui adesso siamo Nel secondo anno dell'espansione a, a settembre sarà Il secondo anno Dell'espansione che è uscita e quindi... Cioè, probabilmente queste sono le ultime cose che potremmo goderci da questo gioco Speriamo di no Certo, un'altra espansione sarebbe chiedere troppo Perché eh, avevano detto, proprio direttamente hanno detto No, non la facciamo la seconda espansione Da quello che ho capito Dalle informazioni che ho capito Mi hanno detto, no, un'altra espansione non la facciamo Perché, a parte che devono prepararsi anche per PlayStation 5 Il fatto che devono uscire Resident Evil Che sta uscendo Resident Evil Che devono uscire altri giochi della Capcom, se non sbaglio c'è sempre la cosa che non si può. Diciamo. Non possono permettersi di fare. Cioè, potrebbero, secondo me. Perché se, secondo me. Eh, grazie a questa espansione, molta gente ha ripreso il gioco. Io, ad esempio, non ho mai abbandonato il gioco. Anzi, sono andato a comprare un'altra volta la versione. Perché avevo il gioco originale. Il principale, eh, poi, invece di comprare semplicemente l'espansione su PlayStation Store. Che la prossima volta lo faccio perché se non sono stupido. Uh, se ci sta una seconda espansione lo faccio su PlayStation Store. Sono andato a comprare un'altra volta il disco E probabilmente è come se avessi due volte Monster Hunter World, Perché il disco contiene anche Monster Hunter World normale Quindi... Boh, non lo so ragazzi, sinceramente Dobbiamo... Credo dobbiamo anche ringraziare il fatto che ci stia arrivando qualcosa ogni tanto Comunque niente Vi ho dato le mie brutte notizie Le mie idee Le mie strategie possibili, immaginabili Non lo so perché sinceramente penso di andarci con l'arco d'acqua Un arco d'acqua che non ho Quindi... <ride> non lo so sinceramente Vediamo e niente, B, eh, ricordo il caso se vi capito, come sotto la schiena no, ditemi la vostra su questo uh, mostro che deve arrivare a maggio Quindi state tranquilli Lunedì prossimo che è 23 uh, Ci stanno Rab Brachidios fu Rab eh, Furioso sì. Brutale, Dragon Furioso Ma secondo me Io sto vedendo troppa enfasi sul Furioso Quindi secondo me il Brachidios Brutale Cioè lo potremmo desfuggire proprio Non gliene fregherà un cazzo a nessuno <ride> Poraccio Mi va tanto bene a questo mostro però e niente, fatemi sapere la vostra, ci vediamo nei prossimo ePay. Vi ricordo con un gamepadlo mano, si può fare il mio mondo. Bye bye.